saluto nel nome del Signore, vi do il benvenuto a nome del Consiglio Generale delle Chiese, ma anche a nome dei fratelli del Comitato Locale Organizzatore. L'argomento che è stato scelto, il tema di questo incontro, è un tema molto semplice. Insieme. Uno dei segni più evidenti del popolo cristiano è quello della comunione fraterna. E il Signore vuole cominciare proprio nella tua casa, proprio nella tua camera. Il risveglio deve cominciare. Può darsi c'è un idolo nella tua vita. Chi o che cosa occupa il primo posto di onore nella tua vita? Chi o che cosa consuma più tempo, più energia, più soldi, più interesse? Chi o che cosa è in concorrenza con Dio? Un idolo è qualunque sostituto sintetico, anche una forma di religione senza la potenza della realtà. Non cercare di negoziare con Dio. Distruggi quell'altare. One man. Un uomo. Plus God. Più Dio. Is a majority. Sono la maggioranza. Amen. Amen. The gospel has come to them through you. Perché la potenza dell'Evangelo ha raggiunto la loro vita attraverso la vostra strumentalità. God has reached them through you. Perché Dio l'ha raggiunti attraverso di voi. Ma voi che siete giovani ancora, avete tutta l'energia e tutta la possibilità per servire il Signore. We make a joyful noise unto the rock of our salvation. Noi gridiamo di gioia alla rocca della nostra salvezza. Ma il Signore sa bene dove siamo. And God knew who he wanted. E il Signore sa bene chi scegliere. So when the Spirit is overflowing, many things can happen. E quando lo Spirito Santo trabocca nella nostra vita, noi vediamo cose avvenire intorno a noi. E negli ultimi tempi, beaucoup de choses, tante cose, qui ne viennent pas de Dieu, che non vengono da Dio, vont essayer de s'infiltrer au milieu de nous. Cercheranno di infiltrarsi nell'opera di Dio. There's only one way to enter heaven, and that is you must be born again. Ma la Bibbia ci dice che c'è una sola via che ci permette di entrare in cielo, e questa deve percorrersi sulla verità di dover nascere di nuovo. La mia lingua sarà strumento in mano.
It supersedes depression and disappointment in your heart. Oh, la grazia di Dio va ben oltre, ci fa superare le depressioni e le angosce che talvolta stringono i cuori. Temerò, Signore, tu sei con me. Lo Spirito tuo guiderà i passi miei, franchezza mi darà. Mi hai salvato, Dio, mi hai redento e ogni giorno speranza ho in te. Per le strade andrò e annuncerò. God can do beyond what you can imagine or think. Dio può fare ben oltre quello che tu pensi e quello che ti immagini questa sera. If you believe. Se tu credi. Un solo paese, un solo Dio, un solo Dio, un solo Esprit, un solo Spirito, un solo battesimo, un solo battesimo, un solo Dieu tout puissant, un solo Dio che è l'onnipotente, toute l'Italie au Seigneur Jésus, perché tutta l'Italia Alleluia. Sia condotta ai piedi di Gesù. Toute l'Italie à Jésus. When you are teaching in Sunday school, quando tu stai annunciando la parola di Dio alla scuola domenicale, you have the message of eternal life. Tu hai la possibilità di portare il messaggio della vita eterna. Churches among people have never heard the name of Jesus. Pronti a portare l'evangelo di Gesù Cristo tra etnie che non hanno mai sentito parlare di Gesù. Don't hesitate. Non esitate. I'm asking you the following question. E ti chiedo ancora. If the church loses its voice to be the voice of light in this world, who else? Chi leverà la propria voce in questo mondo che perisce se la Chiesa se ne sta zitta? It is by the Spirit. È mediante lo Spirito. That the church will grow and develop and thrive. Che la Chiesa cresce, si sviluppa e ha vittoria. Have you broken your jar before Jesus? E voi avete spezzato l'alabastro del vostro cuore ai piedi di Gesù? Have you laid your jar before him? Have you broken it before him today? Avete sparso ai piedi del Signore, sul suo capo, alla sua presenza ciò che di prezioso avete. Il soplo dello Spirito. Il soffio dello Spirito. Il vento dello Spirito. Il vento dello Spirito. Es el poder. È la potenza. Es la unción. È la unzione. Para avivar la llama de la pasión de per Dios. Per risvegliare la fiamma della para passione que di Dio. Más de Dios. Affinché teniamo amore para più per Dio. Para que tengamos más de Jesús. Che possa crescere questo amore per Gesù.